L'anno scorso Verona giocava quasi sempre da favorito, o meglio, con l'obbligo, no? Di dover vincere. Quest'anno è tutta un'altra storia. E allora cos'è cambiato anche nel preparare le partite o nel preparare i ragazzi? Beh, noi dovevamo vincere, vincere bene, senza subire un tiro in porta. Mi ricordo tante partite, erano vinto 2-0, però hanno tirato, abbiamo sofferto, mi rendo conto che questo è il peso di chi doveva giocare per vincere. Ma questo non cambia. Il peso lo dobbiamo avere, ma non in quel senso, dobbiamo continuare ad avere la voglia di vincere. Tutto qua. Per qualsiasi obiettivo che giochiamo, dobbiamo avere la voglia di vincere. Poi vincerai 10 partite, 15, e quindi questo non deve cambiare, la voglia di vincere. Diceva che chiaramente poi domani c'è la rifinitura, insomma, si vedranno tutti i vari infortunati. È lecito immaginare una formazione che possa anche somigliare, magari escluso l'attacco, a quella che ha giocato in Pizzo. Perché no, io meno con quelli che lavorano con me dall'anno scorso c'ho un vantaggio evidente di conoscenza e di ambientamento e questo lo devo sfruttare. E in questo devo inserire però anche giocatori che hanno una certa esperienza nella categoria e che hanno il loro passato, che possono permettere poi ai miei giovani che non hanno l'esperienza di potersi inserire nel contesto della Serie A e potersi esprimere. Alla fine quello che sarà una squadra di mix, i miei, diciamo, i vecchi, e poi non voglio più parlare di vecchi giorni, sono dell'Hellas, è un gruppo unico, però voglio dire un mix fatto in quel senso. Essendo la prima panchina da capo allenatore, in Serie A è proprio un particolare. La seconda, la prima nell'Hellas e l'ho detto l'altro giorno, c'è per l'emozione tutto arrivare a questa gara. All'inizio incontrerò staff sanitario che lo conosco da 20 anni, che mi hanno cresciuto e mi hanno dato la possibilità, lo staff sanitario, anche di fare una carriera non soggetta a infortuni, per cui il rapporto è straordinario di amicizia, non solo professionale con tanti altri, però tutto quello che è prima della gara lo vorrei tagliare subito e trovarmi subito dentro la gara e pensare a quello che è la gara e dare le indicazioni giuste ai miei pronostici. Certo, li fa giustamente, ma a bocce ferme, più facile che vinca lo scudetto Napoli che si salvi però. Ma chi lo sa? So. Sinceramente a bocce ferme non ho la palla di vetro. Certo che il Napoli giocherà per lo scudetto, questo è chiaro, negli ultimi anni, secondo, terzo, giocare lì, quindi ha tutte le carte in regola per giocarsi il titolo insieme alla Juve, il Milan, la Roma, l'Inter, e noi giocheremo per il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Io credo che entrambi possano raggiungere l'obiettivo. Grazie. Ciao mister, ciao. Per restare per ruolo in partita con Napoli cosa bisogna fare? Tagliare i rifornimenti a quei tre davanti, tenere palla, poi aiutare. Visto che non hai un Brighe da mettere su Mertens, perché così ad occhio guardando la rosa non hai un decatleta come la Brighe da mettere su un piccolotto come quelli che ha Napoli. Cosa deve fare però? Dobbiamo avere giusto equilibrio in campo, molto compatti. Questo è chiaro, no? Perché è una squadra che ha avuto il massimo del possesso palla l'anno scorso, una squadra che ha tolto la palla a tutte le squadre della squadra di Serie A, e noi, per quelle sono le nostre possibilità, dobbiamo riuscire anche a togliere, a provare a giocare e non fare una sola fase. Questo è evidente, quindi essere ben coperti, compatti, coprire bene gli spazi e provare a fare a palleggiare per quando ci sarà da palleggiare. Difesa 4 comunque. Sì.